Signore. Che vesti in sta casa? La signora contessa, sei bella. Tasi, Tasi. E l'anima buona che lo vedrà da lassù. L'ho trovato così. Ho chiamato subito. Mancamento di cuore. Tibi soli peccati et malum corum te fecit miserere tua. Ecce in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis conceptum me mater mea. Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis me. Et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Quoniam sibol vises sacrificium dedissem, utique holocaustis non delectabilis.
misericordia tua. Eccomi ad aprire, a leggere in pubblico il testamento del fu conte Tommaso della nobile casa Striggi, cancelliere del duca Vincenzo Gonzaga, secondo del suo nome. Con il permesso dell'illustrissimo abate di Santa Barbara, leggerò prima l'ordinazione dei legati e poi l'istituzione dell'erede. Io, conte Tommaso di casa Striggi, sano di corpo e di mente, in grazia di Dio al quale mi raccomando, oggi, a di 20 di marzo dell'anno 1637, dispongo dei miei beni, liberi da ogni obbligazione. In primis dispongo che al notaio Giacomo Oliva siano dati 300 scudi. Lascio alla gente della mia casa, che per tanti anni mi ha servito, Filomena del Gruso, governante, Gargatello Concoli, giardiniere, Agapito Coletta e Bertolino della Cicogna, famigli, lascio ai suddetti miei servi 10 sacchi di frumento e 2 botti di vino all'anno vita natural durante, e 10 scudi d'oro. Item lascio a Ruffino Veronese, maestro di casa, che mi ha servito con fedeltà, i miei vestimenti di panno e di velluto, il letto con baldacchino, 200 ducati d'oro e il mio cavallo Baio Lambrosino. Item lascio a Paride Maffei, mio segretario e intendente, il casinetto sul lago, detto di Giulio Romano. Item lascio allo stesso Paride Maffei la biblioteca con tutti i miei libri e le mie carte, con l'obbligo di mantenerli nell'ordine in cui li troverà. Item lascio al convento di Santa Caterina le rendite delle mie terre di Pegognaga, perché quelle buone suore facciano dire tutti i giorni messe in suffragio per me e per mia moglie, la contessa Flaminia Striggi. Item istituisco, nomino, dichiaro erede universale di ogni mio bene, con l'obbligo dei sopradetti legati, l'illustrissima casa regnante di Gonzaga. Queste carte nessuno le ha viste prima di me. Io solo le ho lette tutte. Qui c'è la storia di Gonzaga. Atti pubblici, atti privati, segreti militari, segreti diplomatici, alleanze, matrimoni, ogni moto del loro animo. In principio ero spaventato. Fu proprio il duca Ferdinando, quando era già malato, a darmi l'incarico di scrivere la grande storia di Gonzaga. Mi sembrava di essere entrato in possesso di qualcosa che non mi spettasse. Ma ora so qual è il mio giusto titolo. Sono io il depositario. Io sono l'arbitro. Io lo storico. Il confidente. Io solo posso dire che cosa sono i Gonzaga, con verità. Terra piccola, signori grandi, duchi, marchesi, principi. Tutti i loro segreti sono qui nelle mie mani. Tante vite si affidano a me e io ho il diritto di proteggerle. Sì, Paride. La fedeltà è un servizio eroico. Una gloria senza limite. Chi è più fedele è più forte. Thank you.
queste carte stava scrivendo il conte Striggi il giorno di sua morte. Trovi una benedizione, vostra paternità, che possa far discendere su di me un po' di pace, seppure alla pace io abbia qualche diritto. Sto per avere 50 anni e per quanto la natura non mi sia nemica, cammino per una strada che va discendendo. Dio sia con voi. Sono arrivati i preti che chiamano. Al convento di San Marco li aspettano oggi. E chi li accompagnerà? Sì, tutti lo dicono. Sarete presto nominato gentiluomo di camera. Il duca di Andria. Che ce lo ascolti. Gentiluomo di quale camera? Dei camerini. Il nostro conte Tommaso appare sempre più malinconico e taciturno. Si direbbe che gli spiriti maligni lo possiedano interamente. Ormai la sua mano è inadatta a tenere la penna. No, non riuscirà più a scrivere la grande storia di Casa Gonzaga. E pensare che metteva tutta la sua ambizione in quest'opera. Sì, forse ha promesso più di quanto potesse mantenere. Ma che si aspetta a togliergli l'incarico di storico? Che ce ne importa? Lasciamo le sue ombrosi pensieri. Del resto non credo che rimarremo privi di storie gonzaghesche. Certo. Monsignor Scipione Agnello ne sta scrivendo una che non basterà una biblioteca a contenerla. Non posso più sopportare una vita tanto miseranda. Di fuori ossequi ipocriti e dentro un'ambigua disperazione. Dateci la vostra benedizione. La vostra benedizione. Lo vidi poco fa, quando la sua dolce e benedetta figura uscì dalla camera del signor Duca, dopo la loro consueta conversazione serale. Sua veste viola scomparve. Subito mi sembrò che una tregua si promettesse alle mie angosce. Non oserei dire speranza, no. Ma dopo tante acerbità, per la prima volta questa notte, sento che può esserci una salvezza per me nelle sue mani. Prostrarmi alle sue ginocchia. Questo sì mi aiuterebbe davvero. Ecco perché chiedo a vostra paternità una benedizione o magari un esorcismo. No, io non posso parlare. Sono troppo abituata a tacere. Le parole sono chiuse nel mio petto come in una corazza inchiavardata. Scrivere posso. Sono un uomo di penna.
Mi è necessario rifarmi dal principio, come se fosse un altro che raccontasse. Altrimenti tutto si imbroglierebbe e mi cadrebbe la penna di mano. È l'ultima speranza dal cuore. La grandezza, la nana carezzina. Signor Duca. Ferrandino. Mio caro. Ma... Andiamo? Si dia principio al gesto. Oh mio bel Duca, devi vivere per la tua carezzina. Dal cavaliere De Martufi. Ti nomino cavaliere delle braghe rotte. Ti nomino cavalier del cul che caga. Cavalier del cul che caga, non c'è oro che lo paga. Signor Duca. Signor mio. Guardate. Guardate i vostri cortigiani. Sono lividi di rabbia. Catene d'oro ai pappagalli. E perché non a loro? Perché i pappagalli sono i migliori cortigiani del mondo, Ferrandino mio. Ripetono sempre quello che dicono i loro padroni. Bravo! Bravo! Ha ragione il signor Duca, bravo lui! San Giovanni Boccadoro. Via via, carezzina. Tra poco suonerà l'ora del vespro. Andate in cappella, altrimenti padre Gottardo ve la farà pagare. L'inquisitore! Attenta che ti manda al rogo! Al mastino non piacciono troppo le nostre piccole feste. Su, su. Andate. Andiamo. E così, signor cancelliere? Buona. Una copia del Tiziano ben riuscita. E questo no. Rifarlo. Mi fa rabbia pensare che il re d'Inghilterra si godrà i nostri bei quadri.
Almeno si faccia in modo che ci restino delle buone copie. Questo un Raffaello? Nemmeno un cieco lo prenderebbe per vero. Andrea del Sarto. Un po' duretto, ma passabile. Quanto ha offerto l'olandese? Poco, molto poco. 62.000 ducatoni, una miseria. È un sordido avaro quel Daniele Nis. Se penso a quello che è costato mettere insieme questi quadri, sciupare una tale opera è un'impietà. Ma voi sapete che ho bisogno. Io ho bisogno di denaro. Quanto costerà riaprire la mia causa di divorzio alla Sacra Rota? Eppure il mio matrimonio con la signora di Novellara deve essere annullato. A tutti i costi mi voglio liberare di quella malefica donna, che non è mai stata una vera moglie. Voglio sposarmi, avere dei figli. Avete detto all'olandese che la vendita deve rimanere segreta? L'accordo è chiaro? Nessuno saprà niente in Italia. In Europa il denaro verrà dato tutto, e subito. La consegna dei quadri avverrà poco a poco, appena queste povere copie potranno prendere il posto di ogni quadro già venduto. Flaminia Trevigiana. Me l'ha mandata da Venezia il signor Monteverdi. Una cantatrice molto giovane. Nessuno deve sapere che la signora Flaminia è qui. Per questo le ho fatto assegnare l'appartamento di Corte Vecchia. In quelle stanze antiche la sua presenza rimarrà segreta. Se a Roma si sapesse, addio speranza di divorzi. Questo papa è un gran bigotto, crede a tutti i pettegolezzi. Liberatevi dalla gente non fida, signor Duca. Quel Ferrandino, tanto prediletto del Granduca di Toscana, dalla corte di Firenze partono continuamente per Roma notizie false e notizie vere. Ferrandino? No. Ho le prove. Ferrandino è una spia. Peccato. Ferrandino è di buona compagnia. Mi sollevava dal tedio delle mie giornate. Dal peccato e dalla dannazione che sono su di noi, solo la Vergine Maria può salvarci. Quella è la sua immagine miracolosa. Maria, l'immagine più alta dell'obbedienza e del sacrificio cristiano. Obbedienza e sacrificio. Esempio che le giovani devono seguire per essere gradite a Dio. Innalziamo un canto a Maria, nostro esempio e gloria.
Oggi è venuta qui a pregare l'immagine miracolosa della Vergine una persona augusta, la principessa Maria Gonzaga. Ha lasciato le mura del suo convento per unire la sua voce alla nostra, affinché la Madonna volga verso di noi il suo sguardo misericordioso. Il peccato brulica dappertutto, anche qui vicino. Il demonio sta in agguato. Le sue fiamme sulfuree stanno per levarsi. Preghiamo. Preghiamo. Regina Mundi Dignissima, Maria, Virgo Perpetua. Sono i cacciatori sul lago. Il duca mio zio porterà una bella preda. Ma chère cousine, ma douce Marie. Carlo. Je meurs de soif auprès d'une fontaine. Come sono belli questi cugini. Giovani, graziosi. Una coppia di sposi bellissima. Signora Aquilina, che dite? La principessa Maria deve sposare il duca. Avete sentito, don Gottardo? Obbedienza e sacrificio. Il Papa non concederà mai al duca il divorzio e i giovani seguitano a vivere nella speranza e nell'amore. Il duca vuole sposare Maria. Il cuginetto Carlo è venuto dalla Francia per sposare Maria. Tutti vogliono sposare Maria. Quanta voglia di matrimonio c'è in questa corte. E voi, signor cancelliere? Volete sapere cosa ne penso? Ma di quale matrimonio? Dovreste saperlo. E chi vi dice che non lo sappia? Avrei dovuto sposarla, e non da poco, la signora Cinzia Bonatti, giovane, vedova, aggraziata, favorita della principessa Maria e ricca. Magari l'avessi fatto, dico ora. Ma è il timore di affliggere Osanna, che tenevo in casa da 20 anni, mi aveva sempre trattenuto. No, no, non si può impostare la causa di nullità matrimoniale sul mancato consenso morale al matrimonio. E se poi riuscissimo a far credere ai giudici della Sacra Rota che il duca Vincenzo non aveva intenzione di consentire con l'anima il matrimonio, che cosa dimostreremmo? Che il duca, sotto la finzione del sacramento, voleva ingannare una donna, disonorarla. L'accusa di stregoneria era giusta. Ricordiamoci che la signora di Novellara gli aveva dato un filtro. E quel filtro era pura opera di stregoneria. È stato più che provato. Se non fosse stato stregato, il duca Vincenzo non avrebbe mai sposato una donna che ha 20 anni più di lui. La signora di Novellara è ancora capace di avere figli. Ne ha avuti 7 dal primo marito ed è una bella donna. Anche il demonio, per ingannarci, si veste come angelo di luce. La Novellara è una strega. Basta con la stregoneria. Basta con i demoni. Con la stregoneria abbiamo perso la prima causa con la Sacra Rota. Un motivo valido, invece, può essere un vizio di forma. Ecco, il parroco di San Martino che ha celebrato il matrimonio aveva omesso di chiedere la dispensa che era necessaria data la parentela fra i Gonzaga e i Novellara. In questo caso sono chiare le disposizioni del Concilio di Trento, sessione 24, capitolo 5, sulla dispensa dagli impedimenti. Io credo che dovremmo guadagnarci la simpatia di questo Papa, influire su chi gli è molto vicino. Io conosco una persona, potrei provarmi. Si intende che non si deve fare economia. Il Papa venera in particolar modo l'immagine della Vergine. Compriamone moltissime. Le chiese, le cappelle, le case di Mantova siano tutte adornate di immagini miracolose. Piano, piano con i miracoli. Signori, parliamo chiaro. Questa è una causa molto difficile da vincere.
Il Papa non è favorevole all'annullamento del matrimonio. Allora voi non tentereste qualsiasi cosa per il vostro signore? Sì, tutto il possibile. Senza che le casse ducali si vuotino inutilmente. Il duca deve divorziare per sposare la principessa Maria, per avere figli legittimi. Magari. Ma teniamoci ai fatti. Una causa come questa può durare anni e la salute del duca è fragile. Voi vorreste opporvi alla volontà del duca e la successione di Mantova? La successione di Mantova. La successione di Mantova è il mio solo pensiero. Nessuno più di me sa che la continuità di casa Gonzaga coinvolge tutto e tutti. Il Monferrato, Mantova, sono due porte d'Italia. Tutta Europa vorrebbe queste terre dei Gonzaga. A Milano, gli spagnoli di Gonzalo de Cordova sono in agguato, pronti a scatenare contro di noi le forze dello stesso imperatore. A Torino, il duca di Savoia non aspetta che un pretesto che gli apra le porte del Monferrato. I francesi sono i nostri soli amici. Ma sono lontani, impegnati nelle loro guerre. Il nostro è davvero un pericoloso equilibrio. Guai a commettere un errore. Un modo per risolvere le cose si può trovare sempre. Ascoltate questa lettera del Marchese Tassoni, da Roma. Un certo Andrea Napolitano mi ha detto che conosce un familiare di casa Mattei, dove in questi giorni è ospite lei, donna Isabella di Novellara. Costui potrebbe a voglia sua dare il veleno a donna Isabella. È prontissimo a farlo con ogni sicurezza e per la mercede si rimette a voi. Signor Pinelli, queste proposte non si portano in consiglio. Sono cose insensate. Provocazioni per rovinarci. Quella gente di Novellara sono troppo accorti. Il Papa si scatenerebbe contro di noi e sarebbe un'altra ragione di scandalo. Non se ne parli mai più, mai. Ricordate, signori consiglieri, dobbiamo pensare solo alla gloria di Gonzaga. L'opera mia non si è fermata per mancanza di forza, ma per un colpo repentino della sorte che mi raggiunse le radici. Tutto precipitò ad una data che mi affanna ad ogni ricorrenza di anno, di mese, di settimana. Giugno dell'anno 1627. 10 anni si compiranno tra poco. Quel giorno, che mi appare ora tanto terribile, si sarebbe detto dedicato alle grazie e al riso. Non la ricordo tanto bene come ciascun istante di esso, avendone ripetuto 1000 volte il racconto nella mia mente. Mi si faccia grazia. Per carità, ripeto. La riconobbi subito. Era... sì. Era la signora Flaminia Trevigiana. Cantatrice. Il nome che ebbe poi lo scriverò più tardi. A volte anche il differire è pietà.
accorsi che era vestita di nuovo e pomposamente. L'abito era il numero 1220 del guardaroba teatrale, indossato una sola volta per la rappresentazione dell'Arianna del signor Claudio Monteverdi. Mi si contrasse il cuore. Sono nato uomo di corte, conosco gli usi. Un tempo per 10 oggetti donati 100 ne entravano. Adesso ne entra uno. Dimenticai subito quel modo di rivolta. Mi temperava una rispettosa indulgenza per colei che piaceva tanto al duca Vincenzo. Mi venne in mente la gelosia del nostro duca. Guarda, vai là. Che bello, davvero. Dai, ci siamo. Cosa vi fa paura? Non c'è nessuno. Chi vi fa paura? No, guardate, morto. Che dite? Ho paura. Aiutatemi, portatemi via. Su, su, non piangere. Cento anni. Cara, sono qua io. Nulla può turbarvi. Non vi prendete dolore. State sicuri. Io vi amo. Sono qui vicinissimo a voi. State allegra, regina mia. Voi vivete troppo chiusa. Andremo là. Prenderemo le barche. Porteremo anche i musici, faremo festa. Se si oscurano questi occhi belli, la mia vita è perduta. Non piango più, voglio farvi contento. Anche il mio sangue darei per lui, anima mia.
Siete contenta, padrona mia? Sì. Signori. Signori. Ogni giorno, come è giusto, ci reca una scoperta. Oggi le circostanze ci hanno fatto capire che abbiamo mancato di assolvere un nostro debito. C'è qualcuno che ha bisogno di riposare in terra consacrata. Altezza Serenissima Duca Vincenzo, mi sia consentito nella mia qualità di storico di ricordarlo. Costui, questo Buonaccolsi, sta qui da 300 anni. Si dice che dalla sua presenza in questo che fu il suo palazzo dipenda la stabile fortuna dell'illustrissima casa Gonzaga. Non che io creda alle favole, ma forse al momento presente sarebbe utile non toccare nulla di ciò che finora ha portato bene. Il popolo potrebbe inquietarsene. E può anche darsi che io parli vanamente, non avendo ben capito ciò che Vostra Altezza ha voluto dirmi. Conte Strigi, avete capito benissimo e vi ringrazio. Farete portar via il Buonaccolsi e con più onore lo terremo tra di noi quando sarà con i nostri avi nella cripta di Santa Barbara da cristiano battezzato. Chiamerete un frate a benedirlo. Mi lusingo che ciò sarà fatto subito, prima di domani. Sceglierete voi stesso l'ora e i modi del trasporto secondo la vostra solita prudenza. Nessuno di noi sospettava l'orribile trappola nella quale saremmo tutti precipitati. Oh. Ricordo tutta la mia storia, con la spietata lucidità che mi ha perseguitato per tanti anni. Ma per quanto la memoria sia precisa, in certi punti subisce qualche cancellazione. Una cosa che non riesco a ricordarmi è come maestro Bernardino, il marito di Osanna, sia stato chiamato. Agapito, Bertolino, Rufino, è venuto nessuno da Pegognati? Vostro figlio sta benissimo. Mi ha fatto presto a diventare grande il mio paride. Per San Luigi avrà 18 anni. E per San Luigi avrà il pomellato grigio. Argentino.
dono del suo padrino di battesimo. Lo renderà felice. E anch'io sarò felice. Susanna? Sì, Bernardino. Il conte mi ha raccomandato di dirvi che stasera dovete andare con lui. C'è qualcosa in palazzo, nelle vecchie case dei Bonaccorsi. C'è un lavoro importante da fare. Il conte ha detto così. Si è fatto tardi. Sarà meglio cenare subito. Che buio qui. Li ho finiti. Sono meravigliosi. L'ambasciatore veneto sarà contento. Hanno ragione di dire che siete il primo orafo di Mantova. Sì, un grande oro. Ah, Bernardino, il conte dice di portare i ferri, i vostri strumenti. Nitidissimo è il ricordo di quella sera quieta. C'era la luna. Era giugno e l'odore dei tigli mi ampliava il respiro. Come ti chiami? Bonviso, da Udine. Sia lodato Gesù Cristo. Siete venuto voi, praticamente. L'abate mi ha affidato le chiavi della cripta ducale. In buone mani. Ha scelto bene. Parola d'ordine. Gonzaga e Maria. Che cosa fate, signora, qui a quest'ora? Le vostre camere, a quel che credo, sono lontane da questo luogo. A torto! Il buon signore è corrucciato. A torto. La signora viene a renderle grazia. E noi veniamo insieme a lei ad inchinarci e ad onorare vostra signoria. Conte Tommaso, vostra signoria vorrà scusarmi, ma davvero sono venuta a dirle grazie per la sua bontà di stamane. Non sono una sciocca né una paurosa. Ho ceduto soltanto allo spavento di un'apparizione improvvisa. Se vostra signoria me lo permette, e per farle vedere che non sono pusillanime, vorrei partecipare alla pia cerimonia di stasera, accompagnandola con le mie umili preghiere. Il signor Duca lo sa, e approva questa dimostrazione di pietà e di coraggio. Basta. Questa burla è fuori luogo. Abbiamo il permesso ducale. La scelta del duca onora la mia persona, quantunque io conti per mezzo. E avrei potuto chiamare il nano Riccio, che è anche più breve di me,
e insieme comporre la persona di scorta della signora Flaminia. Per lei, altro che due, una schiera di noi non basterebbe per darle ciò che si merita. Ma voi, Ferrandino, a quest'ora non dovevate essere a cavallo per la strada di Firenze. Tollerate, vi prego, signor Conte, la presenza di quest'uomo faceto. Il suo cavallo è già sellato e prima dell'alba lo condurrà via. Non potrà spiacervi che porti con sé il ricordo della vostra buona grazia. Vi ringrazio. Vi ringrazio con devozione, signor cancelliere. Vi ringrazio. La sua bontà è infinita. Non dimenticherò mai il signor Conte. Sono servo devotissimo dei suoi illustri calcagni. Quante volte me lo sono domandato. Perché non mi sono liberato di loro? Perché non li ho mandati in chiesa ad aspettarmi? Ma si celava nello svolgimento dei fatti una serie di attentati segreti al mio intendimento. Questa penna, che doveva essere strumento di gloria, diventa strumento per una richiesta di grazia. Ma sul disgusto e sull'orgoglio che montano malamente in me, il pensiero di vostra paternità mi dà il provvisorio coraggio per questa navigazione nella memoria. Ave Maria, grazie plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei. Tui mulieribus, benedictus fructus ventri tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
toccate, non toccate! Mi hai destato dal mio sogno eterno, che tu sia maledetto, ma io mi vendicherò, parola di Passerino Monacorsi, mi vendicherò e tu morirai. Sì, devi morire, verme di un cancelliere. Con questa storia farò ridere tutta Italia. I tuoi Gonzaga. Polvere e stracci. Porta l'alto duca questa. A quell'impotente che vorrebbe stuprare la nipote. Fra poco cominceranno le risate. Dovreste saperlo. E chi vi dice che non lo sappia? Avrei dovuto sposarla, e non da poco, la signora Cinzia Bonatti. Giovane, vedova, aggraziata, favorita della principessa Maria e ricca. Magari l'avessi fatto, dico ora. Ma è il timore di affliggere Osanna, che tenevo in casa da 20 anni, mi aveva sempre trattenuto. No, no,
Non si può impostare la causa di nullità matrimoniale sul mancato consenso morale al matrimonio. E se poi riuscissimo a far credere ai giudici della Sacra Rota che il Duca Vincenzo non aveva intenzione di consentire con l'anima al matrimonio, che cosa dimostreremmo? Che il Duca, sotto la finzione del sacramento, voleva ingannare una donna, disonorarla. L'accusa di stregoneria era giusta. Ricordiamoci che la signora di Novellara gli aveva dato un filtro. E quel filtro era pura opera di stregoneria. È stato più che provato. Se non fosse stato stregato, il Duca Vincenzo non avrebbe mai sposato una donna che ha 20 anni più di lui. La signora di Novellara è ancora capace di avere figli. Ne ha avuti 7 dal primo marito ed è una bella donna. Anche il demonio, per ingannarci, si veste come angelo di luce. La Novellara è una strega. Basta con la stregoneria. Basta con i demoni. Con la stregoneria abbiamo perso la prima causa con la Sacra Rota. Un motivo valido, invece, può essere un vizio di forma. Ecco, il parroco di San Martino che ha celebrato il matrimonio aveva omesso di chiedere la dispensa che era necessaria data la parentela fra i Gonzaga e i Novellara. In questo caso sono chiare le disposizioni del Concilio di Trento, sessione 24, capitolo 5, sulla dispensa dagli impedimenti. Io credo che dovremmo guadagnarci la simpatia di questo Papa, influire su chi gli è molto vicino. Io conosco una persona, potrei provarmi. Si intende che non si deve fare economia. Il Papa venera in particolar modo l'immagine della Vergine. Compriamone moltissime. Le chiese, le cappelle, le case di Mantova siano tutte adornate di immagini miracolose. Piano, piano con i miracoli. Signori, parliamo chiaro. Questa è una causa molto difficile da vincere. Il Papa non è favorevole all'annullamento del matrimonio. Allora voi non tentereste qualsiasi cosa per il vostro signore? Sì, tutto il possibile. Senza che le casse ducali si vuotino inutilmente. Il duca deve divorziare per sposare la principessa Maria, per avere figli legittimi. Magari. Ma teniamoci ai fatti. Una causa come questa può durare anni. E la salute del duca... Mi accompagnerà. No, scusa. Sì, tutti lo dicono. Sarete presto nominato gentiluomo di camera. Il duca è grande. Che ce lo ascolti. Gentiluomo di quale camera? Dei camerini. Il nostro conte Tommaso appare sempre più malinconico e taciturno. Si direbbe che gli spiriti maligni lo possiedano interamente. Ormai la sua mano è inadatta a tenere la penna. No, non riuscirà più a scrivere la grande storia di Casa Gonzaga. E pensare che metteva tutta la sua ambizione in quest'opera. Sì, forse ha promesso più di quanto potesse mantenere. Ma che si aspetta a togliergli l'incarico di storico? Che ce ne importa? Lasciamo le sue ombrosi pensieri. Del resto non credo che rimarremo privi di storie gonzaghesche. Certo. Monsignor Scipione Agnello ne sta scrivendo una che non basterà una biblioteca a contenerla. Non posso più sopportare una vita tanto miseranda. Di fuori ossequi ipocriti e dentro un'ambigua disperazione. Dateci la vostra benedizione. La vostra benedizione. Lo vidi poco fa, quando la sua dolce e benedetta figura uscì dalla camera del signor Duca, dopo la loro consueta conversazione serale. Veste viola scomparve. Subito mi sembrò che una tregua si promettesse alle mie angosce. Non oserei dire speranza, no. Ma dopo tante acerbità, per la prima volta questa notte,
Sento che può esserci una salvezza per me nelle sue mani. Prostrarmi alle sue ginocchia. Questo sì mi aiuterebbe davvero. Ecco perché chiedo a vostra paternità una benedizione o magari un esorcismo. E la Flaminia Trevigiana? Me l'ha mandata da Venezia il signor Monteverdi, una cantatrice molto giovane. Nessuno deve sapere che la signora Flaminia è qui. Per questo le ho fatto assegnare l'appartamento di Corte Vecchia. In quelle stanze antiche la sua presenza rimarrà segreta. Se a Roma si sapesse, addio speranza di divorzi. Questo Papa è un gran bigotto, crede a tutti i pettegolezzi. Liberatevi dalla gente non fida, signor Duca. Quel Ferrandino, tanto prediletto del Granduca di Toscana, dalla Corte di Firenze partono continuamente per Roma notizie false e notizie vere. Ferrandino? No. Ho le prove. Ferrandino è una spia. Peccato. Ferrandino è di buona compagnia. Mi sollevava dal tedio delle mie giornate. Dal peccato e dalla dannazione che sono su di noi, solo la Vergine Maria può salvarci. Quella è la sua immagine miracolosa. Maria, l'immagine più alta dell'obbedienza e del sacrificio cristiano. Obbedienza e sacrificio. Esempio che le giovani devono seguire per essere gradite a Dio. Innalziamo un canto a Maria, nostro esempio de gloria. Sue fiamme sulfure stanno per levarsi. Preghiamo, preghiamo. Regina Mundi Dignissima, Maria, Virgo Perpetua. Cacciatori sul lago. Il duca mio zio porterà una bella preda. Ma chère cousine, ma douce Marie. Carlo. Je meurs de soif auprès d'une fontaine. Come sono belli questi cugini. Giovani, graziosi. Una coppia di sposi bellissima. Signora Aquilina, che dite? La principessa Maria deve sposare il duca. Avete sentito, don Gottardo? Obbedienza e sacrificio. Il Papa non concederà mai al duca il divorzio e i giovani seguitano a vivere nella speranza e nell'amore. Il duca vuole sposare Maria. Il cuginetto Carlo è venuto dalla Francia per sposare Maria. Tutti vogliono sposare Maria. Quanta voglia di matrimonio c'è in questa corte.
E voi, signor cancelliere? Volete sapere cosa ne penso? Ma di quale matrimonio? Dovreste saperlo. E chi vi dice che non lo sappia? Avrei dovuto sposarla, e non da poco, la signora Cinzia Bonatti. Giovane, vedova, aggraziata, favorita della principessa Maria e ricca. Magari l'avessi fatto, dico ora. Ma è il timore di affliggere Usanna, che tenevo in casa da 20 anni, mi aveva sempre trattenuto. No, no. Non si può impostare la causa di nullità matrimoniale sul mancato consenso morale al matrimonio. E se poi riuscissimo a far credere ai giudici della Sacra Rota che il Duca Vincenzo non aveva intenzione di consentire con l'anima al matrimonio, che cosa dimostreremmo? Che il Duca, sotto la finzione del sacramento, voleva ingannare una donna, disonorarla. L'accusa di stregoneria era giusta. Ricordiamoci che la signora di Novellara gli aveva dato un filtro. E quel filtro era pura opera di stregoneria. È stato più che provato. Se non fosse stato stregato, il Duca Vincenzo non avrebbe... Mi è necessario rifarmi dal principio, come se fosse un altro che raccontasse. Altrimenti tutto si imbroglierebbe e mi cadrebbe la penna di mano. È l'ultima speranza dal cuore. La grandezza, la nana Carezzina. Signor Duca. Ferrandino. Mio caro. Ma... Andiamo? Si dia principio al gesto. Oh mio bel Duca, devi vivere per la tua carezzina. Dal cavaliere De Martufi. Ti nomino cavaliere delle braghe rotte. Ti nomino cavalier del cul che caga. Cavalier del cul che caga, non c'è oro che lo paga. Signor Duca. Signor mio. Bellissima. Signora Aquilina, che dite? La principessa Maria deve sposare il duca. Avete sentito, don Gottardo? Obbedienza e sacrificio. Il Papa non concederà mai al duca il divorzio. E i giovani seguitano a vivere nella speranza e nell'amore. Il duca vuole sposare Maria. Il cuginetto Carlo è venuto dalla Francia per sposare Maria. Tutti vogliono sposare Maria. Quanta voglia di matrimonio c'è in questa corte.
E voi, signor cancelliere? Volete sapere cosa ne penso? Ma di quale matrimonio? Dovreste saperlo. E chi vi dice che non lo sappia? Avrei dovuto sposarla, e non da poco, la signora Cinzia Bonatti. Giovane, vedova, aggraziata, favorita della principessa Maria e ricca. Magari l'avessi fatto, dico ora. Ma è il timore di affliggere Usanna, che tenevo in casa da 20 anni, mi aveva sempre trattenuto. No, no, non si può impostare la causa di nullità matrimoniale sul mancato consenso morale al matrimonio. E se poi riuscissimo a far credere ai giudici della Sacra Rota che il Duca Vincenzo non aveva intenzione di consentire con l'anima il matrimonio, che cosa dimostreremmo? Che il Duca, sotto la finzione del sacramento, voleva ingannare una donna, disonorarla. L'accusa di stregoneria era giusta. Ricordiamoci che la signora di Novellara gli aveva dato un filtro. E quel filtro era pura opera di stregoneria. È stato più che provato. Se non fosse stato stregato, il Duca Vincenzo non avrebbe mai sposato una donna che ha 20 anni più di lui. La signora di Novellara è ancora capace di avere figli. Ne ha avuti 7 dal primo marito ed è una bella donna. Anche il demonio, per ingannarci, si veste come angelo di luce. La Novellara è una strega. Basta con la stregoneria. Basta con i demoni. Con la stregoneria abbiamo perso la prima causa con la Sacra Rota. Un motivo valido, invece, può essere un vizio di forma. Ecco, il parroco di San Martino che ha celebrato il matrimonio aveva omesso di chiedere la dispensa che era necessaria data la parentela fra i Gonzaga e i Novellara. In questo caso sono chiare le disposizioni del Concilio di Trento, sessione 24, capitolo 5, sulla dispensa dagli impedimenti. Io credo che dovremmo guadagnarci la simpatia di questo Papa, influire su chi gli è molto vicino. Io conosco una persona, potrei provarmi. Si intende che non si deve fare economia. Non appena la sua veste viola scomparve, subito mi sembrò che una tregua si promettesse alle mie angosce. Non oserei dire speranza, no. Ma dopo tante acerbità, per la prima volta questa notte, sento che può esserci una salvezza per me nelle sue mani. Prostrarmi alle sue ginocchia, questo sì mi aiuterebbe davvero. Ecco perché chiedo a vostra paternità una benedizione o magari un esorcismo. No. Io non posso parlare. Sono troppo abituata a tacere. Le parole sono chiuse nel mio petto come in una corazza inchiavardata. Scrivere posso. Sono un uomo di penna. È necessario rifarmi dal principio, come se fosse un altro che raccontasse. Altrimenti tutto si imbroglierebbe e mi cadrebbe la penna di mano e l'ultima speranza dal cuore. Grandezza, la nana Carezzina.
Signor Duca. Ferrandino. Mio caro. Ma... Alleanze, matrimoni, ogni moto del loro animo. In principio ero spaventato. Fu proprio il Duca Ferdinando, quando era già malato, a darmi l'incarico di scrivere la grande storia dei Gonzaga. Mi sembrava di essere entrato in possesso di qualcosa che non mi spettasse. Ma ora so qual è il mio giusto titolo. Sono io il depositario. Io sono l'arbitro. Io lo storico. Il confidente. Io solo posso dire che cosa sono i Gonzaga, con verità. Terra piccola, signori grandi, duchi, marchesi, principi. Tutti i loro segreti sono qui nelle mie mani. Tante vite si affidano a me. E io ho il diritto di proteggerle. Sì, Paride. La fedeltà è un servizio eroico. Una gloria senza limite. Chi è più fedele è più forte. Queste carte stava scrivendo il conte Striggi il giorno di sua morte. Trovi una benedizione, vostra paternità, che possa far discendere su di me un po' di pace, seppure alla pace io abbia qualche diritto. Sto per avere 50 anni e per quanto la natura non mi sia nemica, cammino per una strada che va discendendo. Sono io il depositario. Io sono l'arbitro. Io lo storico. Il confidente. Io solo posso dire che cosa sono i Gonzaga, con verità. Terra piccola, signori grandi, duchi, marchesi, principi. Tutti i loro segreti sono qui nelle mie mani. Tante vite si affidano a me. E io ho il diritto di proteggerle. Sì, Paride. La fedeltà è un servizio eroico. Una gloria senza limite. Chi è più fedele è più forte. Queste carte stava scrivendo il conte Striggi il giorno di sua morte.
trovi una benedizione, vostra paternità, che possa far discendere su di me un po' di pace, seppure alla pace io abbia qualche diritto. Sto per avere 50 anni e per quanto la natura non mi sia nemica, cammino per una strada che va discendendo. Dio sia con voi. Sono arrivati i preti che chiamano. Al convento di San Marco li aspettano oggi. E chi li accompagnerà? Sì, tutti lo dicono. Sarete presto nominato gentiluomo di camera. Il duca di camera. Ce lo ascolti. Gentiluomo di quale camera? Il 12 giugno dell'anno 1627. 10 anni si compiranno tra poco. Quel giorno che mi appare ora tanto terribile, si sarebbe detto dedicato alle grazie e al riso. Non la ricordo tanto bene come ciascun istante di esso, avendone ripetuto mille volte il racconto nella mia mente. Si faccia grazia. Per carità, ripeto. La riconobbi subito. Era... Sì. Era la signora Flaminia Trevigiana. Cantatrice. Il nome che ebbe poi lo scriverò più tardi. A volte anche il differire è pietà. Accorsi che era vestita di nuovo e pomposamente. L'abito era il numero 1220 del guardaroba teatrale, indossato una sola volta per la rappresentazione dell'Arianna del signor Claudio Monteverdi. Mi si contrasse il cuore. Sono nato uomo di corte, conosco gli usi. Un tempo per 10 oggetti donati 100 ne entrava. Adesso ne entra uno. Dimenticai subito quel modo di rivolta. Mi temperava una rispettosa indulgenza per colei che piaceva tanto al duca Vincenzo. Mi venne in mente la gelosia del nostro duca. Guarda, è là. Che bello, davvero. Dai, ci vediamo. Thank you.
Non è pallido. Poverino. Signor Paride. Sì, signore. Che resti in sta casa? La signora contessa, sì, bella. Tasi, tasi. E l'anima buona che lo vedrà da lassù. Miserere mese, o signore, porta a tua, e te secondo una moltitudine di ispirazioni. L'ho trovato così. Ho chiamato subito. La morte è giunta all'improvviso. Un mancamento di cuore. Tibi soli peccati et malum corum te fecit miserere tua. Ecce in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis conceptum me mater mea. Libera me de sanguinibus Deus. Deus salutis me, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea aperies, et eos meum annunciabit laudem tuam. Quoniam sibo luises sacrificium dedissem, utique holocaustis non delectabilis. Miserere mei Deus. La grandezza, la nana Carezzina. Signor Duca. Ferrandino. Mio caro. Ma... Andiamo? Si dia principio al gesto. Oh mio bel Duca, devi vivere per la tua carezzina. Dal cavaliere De Martufi. Ti nomino cavaliere delle braghe rotte. Ti nomino cavalier del cul che caga. Cavalier del cul che caga, non c'è oro che lo paga. Signor Duca. Signor mio, guardate, guardate i vostri cortigiani, sono lividi di rabbia. Catene d'oro ai pappagalli, e perché non a loro? Perché i pappagalli sono i migliori cortigiani del mondo, Ferrandino mio. Ripetono sempre quello che dicono i loro padroni. Bravo! Bravo! Ha ragione il signor Duca, bravo lui! San Giovanni Boccadoro. Via, via, carezzina. Fra poco suonerà l'ora del vespro. Andate in cappella, altrimenti padre Gottardo ve la farà pagare. L'inquisitore! Brrr, attenta che ti manda al rogo! È giunto da Roma il parere del notaio Carlo Bardellone sullo scioglimento del matrimonio. Istruzione al residente del Monferrato. Era un giovedì, il 12 giugno dell'anno 1627. 10 anni si compiranno tra poco. Quel giorno, che mi appare ora tanto terribile, si sarebbe detto dedicato alle grazie e al riso.
Non la ricordo tanto bene come ciascun istante di esso, avendone ripetuto mille volte il racconto nella mia mente. Per carità, chiedo. Per carità. Mi si faccia grazia. Per carità, ripeto. La riconobbi subito. Era... Sì. Era la signora Flaminia Trevigiana. Cantatrice. Il nome che ebbe poi lo scriverò più tardi. A volte anche il differire è pietà. Mi accorsi che era vestita di nuovo e pomposamente. L'abito era il numero 1220 del guardaroba teatrale, indossato una sola volta per la rappresentazione dell'Arianna del signor Claudio Monteverdi. Mi si contrasse il cuore. Sono nato uomo di corte, conosco gli usi. Un tempo per 10 oggetti donati 100 ne entrava. Adesso ne entra uno. Dimenticai subito quel modo di rivolta. Mi temperava una rispettosa indulgenza per colei che piaceva tanto al duca Vincenzo. Mi venne in mente la gelosia del nostro duca. Guarda, là, che bello, davvero. Ma che bello. Dai, ci andiamo. Me l'ha mandata da Venezia il signor Monteverdi, una cantatrice molto giovane. Nessuno deve sapere che la signora Flaminia è qui. Per questo le ho fatto assegnare l'appartamento di Corte Vecchia. In quelle stanze antiche la sua presenza rimarrà segreta. Se a Roma si sapesse, addio speranza di divorzi. Questo Papa è un gran bigotto, crede a tutti i pettegolezzi. Liberatevi dalla gente non fida, signor Duca. Quel Ferrandino, tanto prediletto del Granduca di Toscana, dalla corte di Firenze partono continuamente per Roma notizie false e notizie vere. Ferrandino? No. Ho le prove. Ferrandino è una spia. Peccato. Ferrandino è di buona compagnia. Mi sollevava dal tedio delle mie giornate. Dal peccato e dalla dannazione che sono su di noi. Solo la Vergine Maria può salvarci. Quella è la sua immagine miracolosa. Maria, l'immagine più alta dell'obbedienza e del sacrificio cristiano. Obbedienza e sacrificio. Esempio che le giovani devono seguire per essere gradite a Dio. Innalziamo un canto a Maria, nostro esempio de gloria.